Arrobbiate, giunti in cima alla salita che porta ad Imbersago. Esiste una casa costruita agli inizi del Novecento su cui campeggia la grande scritta Respiro. Il nome deriva dal fatto che si trova al termine di una salita immersa nei boschi circostanti, e raggiungendo la cima, si percepiva l'aria fresca traendone un beneficio dopo la dura salita. Arrivati alla rotonda, si svolta a destra per scendere verso il fiume, fino ad arrivare ad un piazzale, dove è possibile ammirare il traghetto di Leonardo da Vinci ed il ristorante Lido di Imbersago.
Ed ecco che qui in fondo si trova il traghetto di Leonardo, utilizzato per attraversare il fiume e collegare la sponda di Lecco con quella di Bergamo. Il traghetto funziona grazie ad un cavo d'acciaio teso tra le due sponde. Il cavo fa sì che il traghetto rimanga in posizione e non venga portato via dalla corrente, che viene sfruttata invece per spostarlo da una riva all'altra. Al momento della partenza, utilizzando un timone, il manovratore orienta il traghetto in maniera obliqua rispetto alla corrente, e la forza stessa della corrente è sufficiente a farlo arrivare fino sull'altra sponda. Con una superficie di circa 60 metri quadri, il traghetto può trasportare 4 vetture e circa 30 persone. Il traghetto della Canonica risale proprio al secondo soggiorno milanese di Leonardo, realizzato verso 1512-13 o comunque in uno dei numerosi soggiorni che Leonardo passava sull'Adda, ospite nella villa che Francesco Melzi, il suo allievo prediletto, possedeva. Apparteneva infatti ad una delle famiglie più importanti e notabili della città. Il disegno del traghetto è un classico esempio di come spesso l'utilizzo del disegno da parte di Leonardo non sia ancora oggi pregnamente compreso. Noi spesso ancora oggi, nel mito che di Leonardo viene trasmesso, riteniamo tutti i suoi disegni delle invenzioni, il che non è vero, se non in una parte. Spesso il disegno per Leonardo è un modo di comprendere, di osservare la realtà, di rappresentarla comunicandola. All'epoca sono documentati almeno 3 diversi tipi di traghetti a funi lungo l'Adda. Quello che disegna Leonardo non è quello che ancora oggi esiste, ma era più a sud, appunto, tra Trezzo e Vaprio, e un traghetto a fune che apparteneva a quella che era la tecnologia dell'ingegneria meccanica idraulica lombarda, che Leonardo sempre con grande interesse osserva. Quindi una delle funzioni dei disegni di Leonardo è quello di rappresentare la tecnologia esistente nella enorme curiosità che sempre gli appartiene. Per cui molto spesso è una preziosa testimonianza quella del disegno di Leonardo di documentare manufatti che oggi non esistono più. Chiamare questo traghetto traghetto di Leonardo non è sbagliato, nel momento in cui senz'altro Leonardo ne ha fissato le caratteristiche in un disegno bellissimo in cui la perizia tecnologica, cioè del rappresentare il traghetto nel suo funzionamento, si mescola a questa bellissima rappresentazione del paesaggio, del fiume, dell'acqua, della natura, in cui ogni aspetto è collegato all'altro. Quindi il traghetto è di Leonardo nel momento in cui lui ce ne ha lasciato una delle immagini più belle, ma ovviamente spesso nel mito di Leonardo, che ancora oggi così vive, è sempre più facile, più spendibile attribuire queste idee tutte a Leonardo da Vinci, perché ci possono sembrare più importanti, più affascinanti. Invece io sono del parere che calare Leonardo nel contesto e capire, spiegare quello che lui fece o quello che lui osservò non significa sminuirlo, ma anzi rendergli omaggio nell'attenzione che lui ebbe ad ogni manifestazione che stava intorno a lui. Sulla sponda lecchese si trova una lapide che ricorda come Papa Giovanni XXIII fosse solito servirsi di questo traghetto per i suoi frequenti pellegrinaggi alla Madonna del Bosco.